Noi abbiamo chiesto a Diosdado se avrebbe potuto essere in due perché doveva venire anche Manuel Monreale che sta in Cina e non è potuto venire probabilmente per il però la questione c'è una certa qualità anche in Italia. Scusa, Roberto, personale. Il primo ottobre c'è un referendum in Catalogna. Il referendum che non si capisce bene se è consultivo, se sarà deliberativo, come cavolo faranno. Pongo una domanda secca ai catalani. Sei per l'indipendenza, quindi per la secessione, sì o no? Allora, non ve la faccio lunga perché devo spiegare quali sono le forze che premono per la secessione, quali sono le forze che sono contrarie alla secessione e che impatto c'ha questa dinamica secessionista referendaria sul panorama politico sia catalano che spagnolo. Perché la questione ovviamente ha una certa delicatezza perché sarebbe un precedente all'interno dell'Unione Europea. Ovviamente sapete che la Costituzione spagnola non contempla la secessione, quindi tutto potrebbe accadere se i catalani che hanno promosso il referendum vogliono andare a finire. La analogia, mi permetto di farla perché è vero che gli amici siciliani non ce ne sono molti perché siete pochissimi, io speravo che a questo dibattito ci fossero, perché noi sappiamo che la lista che sosteniamo in Sicilia è una coalizione tra sovranisti, democratici, autonomisti e indipendentisti. No, mi dispiace molto che tutti i siciliani non ci stanno perché questa vicenda vi riguarda, perché abbiamo chi tra i nostri amici dice vabbè, facciamo l'indipendenza, votiamo per l'indipendenza. È una questione determinante, perché noi abbiamo sottoscritto un patto politico in cui concepiamo uno Stato federale, e questa è la stessa discussione che sta in Spagna, in cui ovviamente diversi popoli, diverse zone hanno larghi margini di autonomia, ma abbiamo anche detto, se non si ha sovranità in un grande paese e non si rompe con la sovradeterminazione, la vittoria dell'euro, come fai con il piccolo paese? Quindi adesso do la parola a Diosdado che leggerà in italiano, io semmai lo aiuto perché questo è il testo in spagnolo, questo è, questo è. Buonasera. El título de esta ponencia formalmente es el conflicto entre Cataluña y el Estado español en el cuadro de la Unión Europea. Porque es importante saber la especificidad de este conflicto en este momento histórico. Porque en altos momentos de conflicto Cataluña-España no había Unión Europea. La Unión Europea es un elemento decisivo para comprender y para situar la cuestión. El título más político puede ser no hay independencia sin soberanía económica. O también sin soberanía económica la independencia es una estafa. Bien, yo he hecho una traducción vía Google, imagino con muchos errores. Lo shock del reciente ataque yihadista a Barcelona y Cambrils ha avuto una respuesta cívica de masa a Barcelona el 26 de agosto. Ma con el grito de no abbiamo paura, sottolinea el conflicto entre la Cataluña y la España, aunque son diventati visibles. Siamo di fronte a un momento excepcional di definire il conflitto tra la Catalogna e lo Stato spagnolo. A differenza di altre volte nella storia, ha una dimensione europea sia nelle sue cause e conseguenze. Come è pubblico, è annunciata la richiesta di un referendum sull'indipendenza in Catalogna il 1 ottobre. Il referendum si terrà tre settimane dopo l'abolizzazione della Diada dell'11 di settembre, data tradizionale in cui i diritti nazionali della Catalogna ha sostenuto fino al 2011 per lo più una difesa di autogoverno e di autonomia e dal 2009 in difesa del cosiddetto diritto alla decisione dell'indipendenza. Hasta un periodo, hasta el, como digo, el 2011, las consignas, las reivindicaciones en el 11 de septiembre eran
más autonomía, autogobierno, a partir del 2012 el tema central es derecho a decidir independiente. Quindi il cambio è stato nel 2011, perché fino al 2011 in Via Padania non andavano oltre la richiesta dell'autonomia dentro lo Stato spagnolo. Dal 2011 c'è stata questa accelerazione, questa svolta, si chiede deliberatamente l'indipendenza. In questi giorni il governo della Generalità e la coalizione pro-indipendenza, composto per Junts pel Sì, un'alleanza elettorale tra il PDeCAT e Esquerra Repubblicana di Catalunya, e la CUP definiranno la procedura di convocazione approvando il progetto di legge sul referendum di autodeterminazione. Nel suo articolo 4, paragrafi 3 e 4, conferisce il risultato vincolante. Questa immagine è la seconda, nella prima immagine poniamo il testo di questo progetto di legge per che veáis che è certo. Lo que aquí estamos diciendo. Pero una decisión de este calibre, en este diseño de ley, no es necesaria una maggioranza ponderada. O addirittura. Significa qualificada. Sí. O addirittura una percentuale mínima de participación. Será suficiente una semplice maggioranza para dichiarare la Cataluña independiente. Quindi, en este documento aprobado dai partiti che nella loro maggioranza in Catalogna hanno indetto il referendum, si è stabilito che non è necessario il quorum del 50 più 1% dei votanti affinché sia valido. Quindi sarà un referendum vincolante e per loro decisivo, a prescindere dalla percentuale. E stesso questo progetto di legge non sarà votato con le condizioni stabilite nel Statuto di Autonomia di Catalogna, que establece un voto de cualidad de dos tercios. No se votará de esta manera. Será por voto simple en el Parlamento de Cataluña. Ah, ecco. Quindi, invece, nel vecchio statuto catalano, il referendum, quando dovevano decidere in merito a questioni quali l'indipendenza o l'autonomia, la maggioranza era qualificata. C'è una base legale su questo? La stabiliscono loro, stanno al governo. È chiaro che per la Costituzione spagnola, a Madrid dicono che questo è tutto illegale. Il governo dello Stato spagnolo, nelle mani del Partito Popolare, tenor a Bassi, appesantito della storia infinita di corruzione, che ha delegato l'azione legale al Tribunale e Corte Costituzionale in risposta alla sfida indipendentista, politicamente conta sul sostegno fondamentale del Partito Liberale Ciudadano e della vecchia elite del Partito Socialista Obrero Español. In questo conflitto, Unido Podemos scommettere sul riconoscimento concordata del diritto di decidere versione di autodeterminazione. Versione leggera, sì, leggera, moderata dell'autodeterminazione. Ma si rifiuta di riconoscere il carattere vincolante del referendum e respinge pertanto in anticipo la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Avete capito la questione di Podemos? Okay? No, non bene. Allora, mentre il Partito Popolare, i dirigenti del Partito Socialista Obrero Spagnolo, no, e Ciudadanos, i liberisti di Ciudadanos, dicono che per noi questo referendum è carta straccia, okay, la posizione di Podemos, Unidos Podemos, la coalizione con l'Izquierda Unita, è che si riconosce il diritto a decidere ai catalani, in una, però non proprio per la secessione, una versione light dell'autodeterminazione. Allora, però dicono questo referendum comunque non ha carattere vincolante. Per la Spagna? No, no, non ha, certo, per la Spagna. Secondo loro questo referendum dal punto di vista legale e formale non ha carattere vincolante. Per la Spagna. Consultivo, no, per la Catalogna. Non è solo, questa è una questione delicata. Dal punto di vista formale, ok? Non ha carattere vincolante, non l'avrebbe nemmeno in Catalogna se non avessero fatto quel cambiamento al paragrafo 3 e 4 del vecchio statuto. Il problema di Catalogna è esattamente questo. Okay. Cosa ne farà la Catalogna? Okay. Il PSOE, con la nuova leadership di Pedro Sánchez, ha un effetto positivo e aperto di riconoscere il carattere plurinazionale della Spagna. Questo è un passo in avanti del nuovo Partito Socialista.
propone anche una difficile, se no impossibile, federalista riforma costituzionale come soluzione al conflitto. Ma si oppone a concordare un referendum ipotetico e ha annunciato di non riconoscere e sostenere il referendum dell'1 ottobre. Chiaro? La nuova direzione di Sánchez del Partito Socialista ha fatto un'apertura dal punto di vista del principio importante per una Spagna plurinazionale, quindi federale, ma non riconosce la validità e la legittimità di questo referendum. Le opinioni dei cittadini in Catalogna, prima di tale referendum, è fortemente divisa e frammentata. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dal Centro per gli Studi e Opinione, sotto il controllo del governo della Generalità, e questo il governo catalano. E questo è il grafico. Le sostenitori del sì all'indipendenza regrediscono un punto del 45,3% al 44,3%, mentre che rifiutano avanzate più. Mentre quelli che rifiutano l'indipendenza sì, avanzano più di 2 punti del 46,8% al 48,5%. È stata una differenza del 4 punti, a favore del no. La percentuale della popolazione sostenitore del referendum è sceso al 73,6%. È stato in più del 85% le informazioni dell'Avanguardia del 3 di luglio del 2010. Es decir, cioè, anche la percentuale di chi era favorevole a svolgere sì o no il referendum, è scesa nell'ultimo periodo dall'85% al 73% dei catalani. La maggioranza del parere della società spagnola rifiuta del referendum e può evolversi dall'incredulità ad aprire l'ostilità in caso di materializzazione del referendum e conseguente dichiarazione di indipendenza. La gran maggioria della popolazione nel Stato spagnolo rechazará abiertamente y hostilmente una declaración de independencia de Cataluña. ¿Habéis capito, no? Sí. ¿Cuáles son? No proprio. Hostilmente. Allora, però, se tu mi fai. Allora, dopo lo spiega, fa delle domande, se andiamo veloce. Lui ha semplicemente detto, questa è la sua opinione, e poi magari proverà dai sondaggi. All'esterno della Catalogna, diciamo così, la stragrande maggioranza dei cittadini spagnoli. Andalusi, galiziani sono contrari a questo referendum. Parliamo di referendum, non so se è così. Quali sono le cause o i fattori della crescita dell'indipendenza in Catalogna? Dell'indipendentismo. Le varie indagini svolte per indagini svolte per il centro di opinione in Catalogna per documento 3,1 documento 3.1 grafica 3.1 questa è una tavola che con quello si può vedere nella prima columna la posizione di appoggio al Stato indipendentista su evoluzione nel tempo si può passare al seguente grafico 3.2 Este gráfico podéis ver también ahí la evolución de la posición de la opinión en Cataluña sobre el tipo de relación de Cataluña con España. El color azul es la postura favorable a la independencia. El azul son favorables a los independentistas. Mostró que tras junio 2005 e giugno 2009 l'opzione favorevole all'indipendenza non superava il 20%, mentre la somma dei federalisti e sostenitori dell'autonomia hanno superato il 70%. Tra inizio del 2010 e il luglio 2011 l'opzione indipendentista è cresciuta senza sovrepassare a trasferire il 30%, mentre la somma dell'altra opzione non indipendentista ha ottenuto il 66%. Allora importa, a partire del 2012,
l'opzione di indipendenza aumenta al suo livello più elevato nel luglio 2013, con il 48,5%, superando la somma dell'opzione di non indipendenza con il 25,3%. Quindi nei sondaggi il punto di svolta dove apparentemente quei sondaggi l'opinione di Christoffer, questo anno è chiave, da allora, a partire del 2012, l'opzione indipendentista ha registrato una tendenza al ribasso a raggiungere il 34,6% nel secondo trimestre del 2017, mentre la somma dell'opzione di indipendenza è ripresa e ha raggiunto il 56%, es decir, supera, recupera in relazione al 45,3% del 2012. L'evoluzione del sentimento dell'indipendenza in Catalogna è inseparabile di una serie di eventi giuridico-politici, ma soprattutto di carattere economico-sociale. Primo, la sentenza del Tribunale Costituzionale il 28 di giugno 2010, relativa al ricorso presentato per il gruppo parlamentare del Partito Popolare contro il nuovo Statuto della Catalogna, approvato nel referendum del 18 di giugno del 2006, con il 74% dei voti e una quota di partecipazione del 49,4% del documento 4. Documento 4. Quindi, scusa. Quindi la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo che praticamente rifiutava il nuovo Statuto della Catalogna. 14 articoli. Sì, sì, alcuni articoli. Però un referendum che ebbe il 74% a favore del nuovo statuto, sì, ma la partecipazione dei votanti fu del 49,4%, sotto la soglia del 50%. Per intendere anche la complessità. Sì, sì. Questa sentenza che annulla 14 articoli per incostituzionale, per l'incostituzionalità, quando non sono stati questionati questi stessi articoli, il Statuto di Andalucía e Comunità Valencia. Quello che vuole dire è che questa sentenza che cancellava alcuni articoli del nuovo Statuto era un fatto abbastanza singolare, perché non vennero cancellati gli statuti, articoli molto simili degli statuti di autonomia di Andalucía e della Comunità Valenciana. Questo evento, che ha generato un evidente disagio nei grandi settori della cittadinanza in Catalogna, tuttavia non si è tradotto in mobilizzazione sociale in strada. La manifestazione del 11 di settembre del 2010 ha avuto un basso numero di partecipanti. Sì, 10.000 manifestanti. Sì. Secondo, il peggioramento della crisi economica e disordini sociali e politici. Dal 2009 la crisi economica mondiale scatenata negli Stati Uniti per la bolla immobiliare in Spagna, con la distruzione dei posti di lavoro, quale aumenterà la disoccupazione di figura 4.700.000 persone sopra la fine del 2010, la politica di aggiustamento e di austerità applicata, sì, e austerità applicate del governo del PSOE sotto Zapatero e Artur Mas, Convergència i Unió, in Catalogna, causerà grande inquietudine sociale che porterà alla nascita del movimento del 15 maggio, l'indignato. Nel settembre 2011, il Partito Socialista di Spagna e il Partito Popolare approvano la contrarreforma costituzionale dell'articolo 135, in quei mesi il conflitto sociopolitico antineoliberale ha egemonizzato la protesta e la mobilizzazione sociale. Il governo della Catalogna, della destra nazionalista, reprimere brutalmente il campeggio degli indignati in Plaza Catalogna. Però il governo catalano, che è quello che adesso guida il processo indipendentista, davanti al momento degli 15 anni degli indignati spagnoli, dei giovani spagnoli, adottò una politica repressiva molto forte. La protesta sociale occupano piazze e strade, mentre la manifestazione nazionale dell'11 di settembre nel 2011 rimane a basso livello di partecipazione.
cioè la manifestazione dell'11 settembre del nazionalismo catalano storico, ebbe una scarsa partecipazione, nello stesso periodo invece gli indignati riempivano le piazze. Terzo, la vittoria del Partito Popolare nelle elezioni generali del 20 di novembre 2011 danno la quartata, la linea. La spinta, Leon? Danno la quartata. Quartata. Quartata è la scusa. Ah, il pretesto. Il pretesto. Artur Mas in Convergenza Junior più le forze politiche indipendentiste per promuovere la campagna per il diritto di decidere e l'indipendenza di Catalogna. Fino a questo momento la posizione di governo della destra nazionalista non è per l'indipendenza, non è per il diritto a decidere. Con la scusa del governo del Partito Popolare, la vittoria del Partito Popolare, e che comprende che a Catalogna storicamente la rappresentazione del partito conservatrice spagnolo, eredero del franquismo, vale, ha tenuto sempre una reazione molto ostile. Por tanto, il governo del Partito Popolare in Spagna genera le condizioni che sono approfittate per Artur Mas per intentare recuperare le sue posizioni lanzando la iniziativa. Artur Mas, che è il leader in questo momento della formazione CiU, il leader catalano, della testa catalana, cioè vi stupirete come prende a pretesto la svolta verso l'indipendenza perché vince la destra spagnola? Eh sì, perché è una logica, perché la Catalogna è stata sempre ostile al Partito Popolare in quanto erede del franchismo, che sulla Catalogna andrà giù pesante. Però dice prese questo pretesto per, è qui il punto di svolta che dicevo prima, per passare dalla rivendicazione dell'autonomia a quella dell'indipendenza. E a comprendere la campagna che ha fatto il governo e tutte le sue forze. Sotto lo slogan La Spagna ci ruba, sì, sì, le forze pro-indipendenza, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, in particolare il controllo della televisione catalana, manipolare i dati di ridistribuzione fiscale dello Stato per lanciare il seguente messaggio alla società catalana. Cioè manipolare i dati sulla ridistribuzione fiscale all'interno della Spagna. Se tutti della ricchezza generata in Catalogna è distribuito tra i suoi cittadini e non essere spogliato fiscalmente dallo Stato spagnolo, il livello di benessere sociale in Catalogna sarebbe più alto, raggiungendo i livelli più alti in Europa. Su questa questione importante, se la lettura di questo libro, che è Las cuentas y los cuentos de la independencia, scritto por José Borrell, ministro bajo el gobierno de Zapatero, un gran especialista sobre el tema fiscal y fue responsable en su día de lo que sería inversiones. La que me trae. Allora, è chiaro che uno dei ragionamenti, degli argomenti simbolici, politici, parlamentari è quello delle tasse, perché il ragionamento che a questo punto la destra catalana fa, ne sappiamo qualcosa con la Lega, no? Se tutte le tasse dei catalani restassero in Catalogna, noi saremmo i più ricchi d'Europa. Invece dobbiamo dare a questi sfaticati andalusi dell'estrema destra. Non ricorda nessuno. Allora, noi sottolineiamo questo libro che dimostra ben altre cose. Sì, sì. In concreto, la balanza fiscale che explica los independentistas es que Catalunya aportava al resto del Estado anualmente unos 16.000 millones de euros, que es el 8% del PIB catalán, cuando estos datos son falsos. Datos aportados, publicados por el ministro del gobierno Artur Mas, demuestra, saca que la real, la cifra que realmente aporta el déficit fiscal de Cataluña entre lo que aporta fiscalmente y recibe a cambio es el 3.288 millones de euros, que representa el 1,5% del PIB, no el 8% como los independentistas hicieron una campaña explicando de que hay esta situación y que España no robaba. Quindi adesso stavo parlando della bilancia commerciale Catalogna-Spagna. Anche lì i nazionalisti catalani, cioè,
già falsifichiamo un po' i dati, esagerando che il deficit era spagnolo, invece gli altri dicono un'altra cosa, comunque è evidente, sono i soliti ragionamenti che fanno molti nazionalisti, però lui anche qui cita dei dati precisi, la percentuale rispetto al PIL, no? Sul deficit reale. Però al stesso tempo sono fatto una omissione deliberata di parte del governo della Generalità e del Movimento Libero e Indipendenza dei dati della bilancia dell'esportazione e importazione nel mercato spagnolo tra la comunità della Catalogna e le altre comunità dell'Stato spagnolo. Documento 5.1. Questo dati voi potete consultarle nella pagina web di C-Internet. Questo organismo è un organismo pactato di collaborazione tra la comunità del conjunto della Spagna e l'Stato spagnolo e sono los datos dell'evoluzione del commercio interno. Era quello che stavo dicendo, quindi quello il grafico che riguarda la bilancia dei pagamenti, cioè il commercio tra Catalogna e Spagna, no? Sì, PES Catalogna è lo che pone saldo interior, il saldo entre lo che vende Catalogna, los empresarios catalanes venden al resto del Estado e importan de ella, el saldo es de más de 17.548 millones de euros el año pasado, el 8,6% del PIB catalán, a favor de Cataluña. Pero otro dato interesante también es el dato del balance comercial de Cataluña con el resto del mundo. Y el dato de este balance es negativo, es de un déficit de 12.683 millones de euros. Disculpe, no, scusate, avevo detto una stupidaggine mia. È vero che se si guarda la bilancia commerciale tra Catalogna e il resto della Spagna, la Catalogna è più, diciamo così, quello che esporta che quello che importa. Ma se noi andiamo a guardare un altro dato che ci riguarda nell'eventualità che la Catalogna è indipendente, la bilancia dei pagamenti tra la Catalogna e il resto del mondo, vediamo che è un deficit spaventoso. Chiaro? Questo dato è molto importante perché refleja il livello di integrazione economica della Spagna, della Catalogna alla Spagna, e il negozio degli imprenditori catalani si fa fondamentalmente nel mercato spagnolo. Chiaro, sta dicendo quindi, stiamo attenti perché lo sbocco commerciale fondamentale dell'industria e dell'economia catalana resta la Spagna perché con gli altri sta tutto tecnico. È la Spagna. È l'esportazione in Spagna che fa la forza economica della Catalogna. Entonces, il discorso di che Spagna non roba con il spurio fiscale. Spagna non è reformabile in un senso progressista o democratico. E la occultazione di questi dati economici ha permesso al governo della Generalità, il movimento indipendentista, convincere parte della popolazione catalana che in precedenza non era pro-indipendentista, che la indipendenza della Catalogna è stata la soluzione per recuperare il benestare sociale perduto. Certo, il discorso di salvare chi più si estiende, è il discorso della insolidarietà. Della insolidarietà. È chiaro che, quindi abbiamo visto i dati, no? Però il discorso sul fatto che se trattenessimo le tasse, il solito discorso francese, no? Che conosciamo anche in Italia, allora saremmo tutti più ricchi, era in realtà una risposta che diciamo sì, i dominanti in Catalogna davano, perché con la crisi che è arrivata anche in Catalogna c'è stato l'impoverimento, c'è stata la crisi del ceto medio, c'è stato un abbassamento dei salari, disoccupazione di massa, quindi l'illusione che cioè, se non paghiamo le tasse alla Spagna noi risolviamo i problemi della crisi. Il rifiuto maggior parte tradizionale della società catalana dal governo conservatore e post-franquista del Partito Popolare, con le sue politiche antisociali brutali che hanno portato alla contrarreforma del lavoro, con il voto favorevole della destra nazionalista di Convergencia y Unión, anche qui, da dirlo. Questo è un passaggio molto importante. Allora, noi sappiamo che ho detto, la Catalogna ha avuto sempre un'ostilità verso i governi post-franchisti, il Partito Popolare
Però è interessante che sia Ciudadano, sia, scusate, CiU, cioè Artur Mas, il leader politico più importante, che ora la formazione che segue CiU, PCAT, hanno votato a favore alle leggi contro il lavoro che hanno suscitato tutto quel movimento che ho conosciuto già in Spagna, perché sono neoliberisti, quindi, capisci, hanno votato a favore salvando di fatto il governo proprio del campione. Riforma che ha significato la distruzione di più di 1 milione di posti di lavoro, raggiungendo la cifra di 6 milioni di disoccupati. Sono stati utilizzati da Kurmas nel suo governo per coprire gli effetti della crisi nel caso di corruzione nel Pujol e Palau della Musica e tirare sulla campana per l'obiettivo dell'indipendenza. C'è un altro elemento che secondo Diosdado, questa forzatura sulla svolta indipendentista era anche un modo per deviare l'attenzione dei cittadini catalani su tutto il fenomeno della corruzione devastante che non ha colpito solo Madrid ma ha colpito anche i vertici dei partiti nazionalisti. Ora viene ancora. L'ipocrisia del governo Artur Mas ha raggiunto livelli difficili da battere. Mentre ha avviato la campagna per il diritto di decidere, il suo gruppo parlamentare nel Congresso dei Deputati ha votato a favore della legge organica di stabilità di bilancio. Realizzazione di trattato dell'Unione Europea di aggettivi identici, che ha dato i poteri dallo Stato spagnolo e governo regionale, cioè ha dato il potere al governo spagnolo di poter intervenire nel governo della comunità autonoma. Cioè, in sostanza, i nazionalisti catalani poi hanno votato a favore del documento, sarebbe come una legge di bilancio, no? E del trattato dell'Unione Europea che riguardava l'austerità, in sostanza, il taglio alla spesa pubblica. E quel documento imponeva allo Stato spagnolo non solo di tagliare le spese dello Stato, ma imponeva anche a tutte le generalità, cioè alle regioni autonome, di fare tagli altrettanto pesanti alla spesa sociale. E questo è stato votato a favore per il partito di Convergenza e Unione, che è attualmente il PDCAT, e che il dirigente è Artur Mas. Però bene la conta di ciò era la grossa incoerenza. Un dato importante è che la disuguaglianza a Catalogna in questi tempi, sotto il governo di Artur Mas, ha cresciuto. Se avanti della crisi era il 20% della popolazione più ricca di Catalogna, era 5 volte la renta del 20% più povero, in questo periodo, passato questo periodo, a partire del 2015, passa a essere di 5 volte 6 volte. Es decir, ha crecido la desigualdad en Cataluña en relación a épocas pasadas y posiblemente, por los datos que tenemos, más que la media del Estado. Le differenze sociali sono aumentate in Catalogna sotto il governo di quelli che poi hanno indipendenza e secondo i suoi dati sono aumentate più in Catalogna che nelle altre zone della Spagna. Lo esilio della generalità alla campagna pro-independentista con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, Assemblea Nazionale di Catalogna, Òmnium, eccetera, ha avuto l'effetto desiderato. Il 11 di settembre del 2012 il movimento di indipendenza ha raggiunto il livello storico di partecipazione. Secondo gli organizzatori hanno radunato 1,5 milioni di persone nella manifestazione. Secondo la delegazione di governo, 600.000. En cualquier caso, es una inflexión de la movilización del independentismo. ¿Inflexión? Sí, un avance, un salto, un avanzado, ¿no? Certo. La cui grande movilización y capacidad proseguirá en la siguiente llamada de la viada del 2013-14. 15 e 10 l'anno passato. También la espressione della consultazione del 9 di novembre 2014, dove 1,8 milioni di persone hanno votato per l'indipendenza sopra un censo elettorale
de 5.300.000 persone. E si sta ricordando che il 9 novembre, questo sarebbe il secondo referendum, del 14 si è svolto già un primo referendum, va bene, sempre sull'indipendenza in Catalogna, e lui sottolinea che votarono 1.800.000 cittadini, ma 5.300.000 erano gli aventi diritto, quindi siamo ben al di sotto della soglia del 50%. Questa consulta è una consulta che ha potuto votare minori di età, persone non impadronate, è decir, ha tenuto un carattere sì, molto più ampio. Contrariamente al referendum che si svolgerà il 1 ottobre, cioè certificato comunque con gli aventi diritto, con documento elettorale, quel referendum di cui parliamo adesso era più una consultazione popolare, diciamo così, in cui potevano votare anche giovani sotto gli aventi diritto e altre persone. Sì. Quattro, il fattore di destabilizzazione e divisione nell'Unione Europea è fondamentale per comprendere l'avanzata dell'indipendenza della Catalogna. Questo è il dato politico sostantivo che permette per lo scambio che si è prodotto nel conflitto tra Catalogna e Spagna. È un fenomeno che non è esclusivo del Stato spagnolo. Io credo che abbiamo potuto vedere come ha avuto il movimento indipendentista in Scozia, come viejos movimenti resurgen, come incluso in Alemania, credo entendido che lo che è Baviera, incluso ha avuto movimenti anche reivindicativi per il eccesso di contribuzione fiscale di Baviera al resto di Alemania, reivindicando anche un processo, se non indipendenza, ma un po' in questa direzione. Es decir, che questo processo che si stessa in Catalogna è un fenomeno più generalizzato all'insieme dell'Unione Europea. Sta dicendo che l'Unione Europea, tanto più perché è in grande difficoltà, accentua non solo gli squilibri, ma le spinte disgregative dei differenti stati nazionali. La rinuncia della sovranità economica, che significava la moneta unica, l'euro, è stato aggiunto a concessioni in tal senso fatta con il Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona, il Patto Euro Plus, il Trattato di Stabilità di Bilancio. Questo tradimento, questa traizione, in spagnolo questa traizione, dimissione o trasferimento di sovranità, goduto di un ampio consenso e la complicità tra le élite politiche dello Stato spagnolo e la Catalogna. Quindi la cessione di sovranità verso il centro dell'Europa, verso i poteri centrali tecnocratici, è stata condivisa sia dalle autorità spagnole che dalle autorità catalane, quelle indipendenti. Dal Partito Popolare al Partito Socialista, attraverso le organizzazioni a destra e il centro nazionalista, Convergenza e Unione, Partito Nazionalista Vasco, eccetera, e l'assenza di opposizione di tutto il resto, tranne che nel tempo che Julio Anguita, coordinatore generale di Izquierda Unita, ha avuto una politica di denuncia, di questionamento contrario al Trattato di Maastricht e posteriormente Julio Anguita è stato uno dei difensori più conosciuti della posizione all'euro per la sortita dell'Unione Europea. Quindi sta dicendo che tutti i partiti spagnoli, nazionalisti, non nazionalisti, baschi, eccetera, accettarono i quello che noi chiamiamo il vincolo esterno. Cioè i dettagli dell'euro Germania. Sì. Gli unici che si opposero furono quelli di Izquierda Unita, ma ai tempi in cui c'era Julio Anguita, che ha avuto sempre una posizione critica dell'Unione dell'Euro. Questa autentica conspirazione spiega il silenzio di tutti per il ruolo decisivo dell'Unione Europea nella gestione della crisi e l'imposizione di prescrizioni economiche che la priorità e il rimborso del debito di paese creditore e riducendo così deficit pubblico a tutti i costi. In questo contesto le forze di indipendenza potrebbero dare la colpa esclusivamente dei disordini sociali e crisi economica a Madrid come un simbolo dell'Stato spagnolo. Uno Stato, d'altra parte, con poteri limitati per imporre una politica alternativa all'interno dell'Unione Europea. Il cinismo ipocrita delle forze di maggioranza pro-indipendenza in Catalogna, collegate in Junts pel Sí,
expresa nella sua difesa di un progetto di Stato catalano soberano all'interno dell'Unione Europea. Quando sono consapevoli che i trattati dell'Unione Europea, l'articolo 49 del l'articolo 49 del Trattato de Lisboa deja molto chiaro, che in questa situazione il nuovo Stato può demandare entrare e la possibilità di avere un'evasione perché entri questo nuovo Stato deve essere presa per unanimità del Consiglio Europeo. È chiaro, no? Lui sta dicendo che i catalani hanno, i governatori catalani hanno accettato questa perdita di sovranità generale e hanno comunque proposto e avanzato uno Stato sovrano catalano quando sono passati all'accelerazione indipendentista nel quadro e all'interno dell'Unione Europea. E giustamente lui sottolinea che questi li mette in una contraddizione evidente, perché l'articolo 49 del Trattato di Lisbona presuppone che l'eventuale adesione di un nuovo Stato deve essere approvata all'unanimità dai paesi, dai 28 che compongono l'Eurozona. Quindi vuol dire che l'unanimità deve esserci affinché si spacchi lo Stato spagnolo e quindi si accetti la situazione. Ma ancora è peggiore. Lunedì passato è stato presentato il progetto di legge per la transitorietà della disconnessione di Catalogna di Spagna. In questo posso leggere, ho tenuto la documentazione, in questo progetto di legge presentato insieme, è stato scritto, accordato insieme, per la CUP, che al principio la CUP era critica all'Unione Europea per la sortita dell'euro, con Esquerra Republicana di Catalunya e con il PDeCAT hanno presentato questo progetto di legge di transitorietà, dove dice che in la Catalunya independiente tutte le obbligazioni del Stato spagnolo hacia la Unione Europea si mantendranno. Quindi se respetta, i tre partiti fondamentali del Parlamento catalano, il CAT, cioè i liberisti, diciamo, ok? Allora, la sinistra repubblicana, il PD, diciamo, bene? E la CUP, che qui è quasi una rifondazione, per capirci, no? Lunedì scorso hanno firmato un protocollo in cui si impegnano a rispettare, nel caso dell'indipendenza, tutte le clausole imposte e chieste. Implicazione economica, portanto da politiche. Le clausole di politica fiscale. E anche le nuove disposizioni che accorda l'Unione Europea in ese sentido. Questo è la sovranità e l'indipendenza. Questo lo defendono partiti che dicono che stanno luchando per la indipendenza e la sovranità. Capite? Quindi è un paradosso che gente che vuole l'indipendenza e la sovranità della Spagna accetta clausole che negano la sovranità e l'indipendenza della Catalogna se resta in Unione Europea, come noi sappiamo bene. Ma nel caso di un miracolo, sì, sì. Nel caso di un miracolo per rendere questo possibile, il livello di debito pubblico della Generalitat, raggiungendo la cifra di 75.000 milioni di euro, a cui va aggiunto la parte corrispondente di tutto lo Stato spagnolo, che è di 1,9 milioni di euro, il debito ipotecario impedirà la Catalogna, nel caso di continuare nell'Unione Europea, che difende Juntos per sí, agire con uno Stato soberano indipendente. Es decir, si en la Unión Europea se produjese el milagro de que el Estado español aceptase esta Cataluña independiente en la Unión Europea, la relación de gestión de esa enorme deuda significa que Cataluña tendrá que seguir aplicando políticas de ajuste y austeridad como en la actualidad o peor. Quindi, siccome loro hanno firmato un protocollo che rispettano tutti i dettami dell'Unione Europea, da cui il pagamento del debito, con il debito che la Catalogna si verrebbe a trovare, dal momento che hanno firmato il protocollo che li pagano, sarebbero programmi di austerità terribili. In questo scenario, alcuni settori della sinistra radicale hanno idealizzato il conflitto nazionale, ignorando il quadro condizionamento dell'Unione Europea. E il sogno
es la ocasión para innescar un proceso que supera la transformación revolucionaria del capitalismo. Está diciendo que los sectores de extrema sinistra catalana si illudono di poter radicalizzare il conflitto nazionale perché questo, secondo loro, aprirebbe a una prospettiva di fuoriuscita dal capitalismo. E quindi sorvolano completamente sull'aspetto dell'Unione Europea e dei vincoli europei. In questo desiderio che non predomina la considerazione dell'egemonia politica del movimento pro-indipendenza, si tengono i partiti e organizzazioni che difendono il capitalismo e non mettono in discussione salvo la CUP, es decir, no consideran dentro de este cálculo que la hegemonía política, la gran hegemonía política del independentismo, está en manos de fuerzas políticas que no cuestionen el capitalismo, sino que defienden el capitalismo. Bueno, voy avanzando. Sí. Inoltre, una parte importante de la sociedad catalana teme justamente que una sociedad económicamente integrada como la española, come dimostrano le relazioni commerciali tra la Catalogna e lo Stato spagnolo, l'indipendenza avrebbe gravi conseguenze per il benessere generale e in particolare la classe operaria e i settori più vulnerabili. Non sono solo le misure prevedibili di protezione del mercato spagnolo rispetto all'esportazione della Catalogna, in assenza del necessario ridistribuzione fiscale di ricchezza, che riequilibra l'economia. La domanda è semplice. Il resto dell'Stato spagnolo non può comprare i prodotti catalani perché non hanno risorse sufficienti e se lo fa sarà il prezzo di un debito grave che non può essere mantenuto indefinitamente nel tempo. Per non parlare degli effetti devastanti che avrebbero sui rispettivi debiti e la loro credibilità nei mercati. Questo è quello che se nos viene sia indipendente. Data la prevedibile sconfitta dell'indipendenza e la conseguente frustrazione, chi sono l'alternativa? Sì, voi per rapido. No, perché abbiamo 50 minuti. Quedano due pagine. No, è interessante questo. Sì, è interessante. Sì, iremo rapido. Vale? Venga, rapido. Prima il shock di treno che si avvicina, un conflitto eminente di potere a vantaggio la parte che ha una forza superiore. Il controllo dello Stato, istituzione rappresentativa, tribunale costituzionale, le forze di sicurezza, sostenuto da una maggioranza della popolazione in tutto lo Stato spagnolo sulla questione in conflitto. E il sostegno internazionale, in particolare della Unione Europea, non rischiare di legittimare un processo che può contaminare e diffondere dagli altri strati che ne fanno parte. In questa prospettiva, l'esito immediato del confronto è favorevole al governo dello Stato spagnolo. Il governo della Generalità e delle forze di indipendenza in conflitto con una società divisa vanno in conflitto, dove la maggior parte della posizione è contro l'indipendenza, ma dove il partito impregnato dell'indipendenza è supermobilizzato. E questa è la situazione. Nel Parlamento l'opinione indipendenza ha un voto a maggioranza nel gruppo parlamentare, Junts per sì e la CUP, per un totale di 72 diputati, scagno, su 135. Ma questa aritmetica parlamentare, che beneficia della legge elettorale, non strettamente proporzionale, non corrisponde alla realtà sociale. Che sostengono per la maggior parte le opzioni di non indipendenza. Documento 8,1 e 8,2. Le forze indipendentiste catalane nel Parlamento di Barcellona hanno 72 seggi su 135, quindi teoricamente una maggioranza. Però lui sta dicendo, guardate che questi voti sono attribuiti con una legge elettorale abbastanza truffaldina, quella spagnola. Il secondo, 8,1. Sì. Sono una parentesi, perché le zone rurali, che sono quelle più indipendentiste in Spagna, con la legge elettorale spagnola, le zone rurali, eleggono molti più deputati delle grandi metropoli e delle zone urbane. Quindi non si devono fidare di questa maggioranza, perché in realtà in questa maggioranza non c'è. Cioè, la somma dei voti di partito non indipendentista è superiore, 150.000, alla somma di partito indipendentista. Cioè, per questa legge non proporzionale, facilita la maggioranza dei indipendentisti. Chiaro, causa della legge elettorale, loro hanno più seggi al Parlamento catalano, ma
ma ci hanno meno voti. Se non fosse una legge elettorale premiante le zone rurali. L'apprendista del sorcerer Artur Mas, vetoato per la CUP, organizzazione della sinistra radicale, alla presidenza, in cambio di garantire la stabilità del governo della Generalitat mentre si tiene il percorso verso l'indipendenza, contempla con la direzione di PDeCAT come la sua base elettorale si sta rompendo, scuotendo, pieno di perdite, ritirandosi in irrilevanza, mentre Esquerra Repubblica Catalunya capitalizza il confronto e prepara il sorpasso che si riflette negli ultimi sondaggi. Es decir, la conseguenza politica per il partito storico della destra catalana, Convergència y Unión, ora PDeCAT, è passare da una gran maggioria a essere praticamente insignificante. E il beneficiario politico ora mismo è Esquerra Repubblicana de Catalunya. Non la CUP, la CUP en las últimas encuestas también retrocede en voto. El gran capitalizador del independentismo políticamente de ese movimiento es Esquerra Repubblicana de Catalunya. Allora, in tutto questo trambusto, diciamo così, all'interno del fronte del blocco nazionalista, in realtà la destra liberista, va bene, di Artur Mas, sta perdendo molti consensi, a vantaggio di Esquerra Repubblicana, cioè del PD, diciamo così, ok? E anche la CUP, cioè il lato di sinistra radicale che sta nel fondo di questa, sta perdendo consensi. Cioè tutta questa roba sta dando più, diciamo così, consenso politico al partito della sinistra sistemica. D'altra parte, il Partito Popolare cerca di capitalizzare la possibile reazione della società spagnola contro l'indipendenza, presentandosi come il bastione della difesa dell'unità di Spagna. Quando infatti l'immobilismo, l'immobilità del Partito Popolare di Mariano Rajoy è lo stimolo principale dell'indipendenza. Certo, lui sta dicendo una cosa importante. No, questa posizione del Partito Popolare è molto dura, l'immobilismo, no? Cioè, verso il problema catalano, non fa che favorire le spinte indipendentiste, perché trovano a Madrid un muro. Tuttavia, i rischi evidenti che circondano il risultato di questo conflitto non augurano una vittoria piena e duratura per la destra spagnola e la forza centralista. L'erosione del Partito Popolare continuerà come conseguenza di episodi di corruzione e di una ripresa economica che non beneficiano una maggioranza sociale che continua a soffrire di elevata disoccupazione, la precarietà e la povertà, enorme risultato della sistematica svalutazione del salario applicata. Quindi anche ove, diciamo così, non ci fosse la secessione, perché la spuntano, diciamo così, lo spagnolismo, no? Non è che questo significa che le forze centraliste sono più forti, perché stanno in una profonda crisi anche loro, soprattutto il Partito Popolare, devastato da una corruzione e da una crisi di consenso molto forte nel paese. La prevedibile crisi politica che farà il conflitto con la Catalunya può girare il più presto possibile contro il Partito Popolare e promuovere un processo che culmina con un movimento di censura di successo che costringe la richiesta di nuove elezioni generali. Questa volta deputati di PDeCAT nel congresso dovrebbero rettificare e votare a favore, perché hanno stato votato a favore nella ultima proposta mozione di censura presentata per Podemos. Allora, lui sostiene che quale che sia l'esito, l'instabilità politica in Spagna si accresce e non sono escluse elezioni politiche anticipate nuovamente, perché l'impatto che ha questa vicenda è molto grande. Dice, speriamo, ironicamente dice, che la destra catalana liberista questa volta non fa come l'ultima volta, che dovevano esserci elezioni anticipate e hanno votato contro, di fatto aiutando Rajoy e il Partito Popolare a Madrid. E aprire l'opportunità di un cambiamento di governo per spostare il Partito Populista all'opposizione. Ma vittimismo che il risultato del divieto il 1 d'ottobre produrrà una parte della società catalana continuerà ad alimentare parte dei cittadini della Catalunya per proseguire la marcia verso l'indipendenza in un futuro indefinito. E che pensi che questa derrota, questa possibile derrota del 1 d'ottobre,
disuadirá por los tiempos a la ciudadanía catalana independentista de no intentarlo de nuevo, se equivoca. Claro. Di fronte a cioè qui si sta andando a uno scontro frontale, perché il Partito Popolare che sta a governo a Madrid non riconosce per niente questo referendum, ma non solo non lo riconosce, non apre un negoziato con la Spagna federale per un confronto, per un negoziale per risolvere il problema. Quindi, quale che sia la cosa, è destinata a incancrenirsi. Intanto il Partito Popolare, il governo spagnolo dicono per noi questo referendum non c'è, non esiste, gli altri dicono no, per noi è deliberativo, voi capite che sono due convogli che vanno in conflitto frontale. Sì. Di fronte a questa situazione, la sinistra rivoluzionaria socialista, soberana e internazionalista, rifendiamo una strategia realistica e onesta. Onesto perché è consapevole del tradimento, della rinuncia e della perdita della sovranità sia in Spagna che in Catalogna, nell'ambito dell'attuale Unione Europea. Realistico perché capisce che per risolvere in modo soddisfacente il conflitto democratico tra la Catalogna e la Spagna è necessario costruire una forza politica sociale rispetto a quelle posseduto la destra e il centralismo in Spagna. Il buon senso non chiamate ad spegnarsi in un referendum che non garantisce le condizioni minime per il dibattito democratico di tutte le alternative, come evidenziato da una lunga esclusione sistematica del parere del federalismo di adesione libera nei media che controlla o influenza il governo della Generalità. Quindi, scusa, la soluzione non può essere attraverso questo referendum, perché lui segnala che attraverso questo referendum sia i nazionalisti catalani in Catalogna che controllano il sistema mediatico, sia i centralisti spagnoli hanno voluto questo scontro frontale non dando la voce ai federalisti, a chi ritiene che ci sia la possibilità di una Spagna democratica, federale, spazio per tutti i popoli. Sono completamente censurati nei media. E dove partecipare con il voto no sarebbe stato utilizzato dal Movimento per l'Indipendenza di legittimare il referendum, rendendo il gioco un vero e proprio obiettivo politico dell'Esquerra Repubblicana e del PDK che appaiono sotto. Es decir, sería hacer el juego a dos fuerzas políticas que tampoco está claro, y suponemos que el juego real puede parecer a continuación de qué es lo que pretenden en este proceso. Si es forzar una negociación, si es, una vez fracasado el referéndum, ir a unas nuevas elecciones y en esas elecciones sacar más pecho el que ha mantenido una posición más dura y consecuente sobre el tema del referéndum y la independencia. Quindi, quello che sta dicendo è che per la dinamica che si sta innescando, no? Sono come i federalisti, che sono tanti, sono come un vaso di coccio tra due cose d'acciaio, che quindi hanno il potere. E quindi in questo referendum, bianco o nero, sì o no, i federalisti sono effettivamente in difficoltà. Perché tu non puoi votare sì, ma non puoi nemmeno votare no, perché sennò sei appiattito sulle posizioni dei centralisti spagnoli e del Partito Popolare. In alternativa a questo scenario di ipocrisia, la frode politica, la frustrazione e l'impotenza di creare un'alleanza di popolo nello Stato spagnolo che serve a ripristinare la sovranità economica e politica per realizzare la democrazia e sviluppare superatore crisi politica, per recuperare i diritti sociali e lavorativi eliminati abrogando leggi ingiuste, ciò richiede la rottura con l'Unione Europea e l'Euro. Questo processo prevede infine aprire un processo costituente, rompendo con il regime della monarchia e sviluppare una Costituzione federale di libera adesione, che riconosce il diritto all'autodeterminazione di Catalogna e di altri popoli. In questo modo verranno create le condizioni di fraternità e dialogo che faciliteranno l'adattamento della versione della varie nazioni presenti in Spagna in un progetto comune liberamente condiviso. State attenti, perché questo è un passaggio, diciamo così, per me molto importante, no? Che corrisponde perfettamente, lo scopro adesso, a quello che abbiamo scritto un po' in questo patto con Sicilia Libera Sovrana. Qual è la posizione loro? No? Loro propongono un processo costituente in tutta la Spagna, per un'assemblea costituente, In tutta, certo. Per cambiare la Costituzione, perché sono ancora una monarchia e lì sono tutti repubblicani. Quindi non è solo per togliere il re, ma per una serie di cose,
per ricostruire un assetto della Spagna, che è un paese multinazionale, chiaro? Non ci sono solo i catalani, ci sono i galiziani, i baschi e altri problemini. Occorre un processo costituente per definire una Spagna federale e democratica. E nella Costituzione, e questo corrisponde al nostro patto, è previsto l'eventuale diritto all'autodeterminazione. Perché se uno di questi popoli ritiene che non è un assetto davvero democratico e federale, che tutti i popoli non hanno uguali diritti, il diritto, come ultima istanza, all'autodeterminazione lo deve avere. L'importante è non aderire alla federazione, certo, mantenere l'indipendenza. Quindi se abbiamo un processo costituente in Spagna, vuol dire che ricostruiamo l'assetto federale, i popoli devono aderire alla nuova Spagna. Liberamente. E se non aderire, allora è indipendente. Chiaro. Quindi se qualche popolo comunque vi dà l'assetto federale e tutto, guarda, non c'è più il re, non c'è più il Partito Popolare, è una nuova Spagna, tu puoi anche decidere di non aderire alla nuova Spagna federale. Però con regole pactadas, consensuadas por certo, todos los pueblos. Certo. Con un processo costituente che coinvolge democraticamente tutti i popoli della Spagna, non imponendo a qualcuno di questi popoli. Noi sappiamo sicuro che in questa condizione il popolo catalano in questa condizione vota a favore di questa federazione. Allo stesso tempo dobbiamo progredire nella costruzione di un progetto di collaborazione con altri paesi dell'Unione Europea, in particolare il Sud, sulla base della uguaglianza, della giustizia e della solidarietà. Entonces, ahora viene una frase que no se está bien traducida, que digo es, pero en el conflicto que se va a producir entre los gobiernos de Cataluña y España, que arrastran a importantes sectores de la población, hay un amplio terreno para lo desconocido e imprevisible. Certo, en este contexto de scontro entre los gobiernos de España y de la Cataluña, che coinvolge e trascina molti settori della popolazione, i due campi, c'è tra questi due campi un terreno che lui chiama sconosciuto e imprevedibile, ampio, sconosciuto e imprevedibile, e non ci sono solo questi due campi. Respira la repressione, violenza, se il movimento independentista sta mobilizzato, attua in un senso di occupazione di edifici, cioè se questo conduce a processi violenti, tutto questo può essere. Lui sta dicendo che poi c'è anche l'ignoto, nel senso, ammettiamo che questo referendum, ma non serve manco la maggioranza assoluta, manco quella qualificata, decide per l'indipendenza. Cosa fanno gli indipendentisti catalani, cioè le autorità catalane, lo smosso della squadra, quelli che appunto, le guardie, le autorità, che occuperanno gli edifici che riguardano lo Stato spagnolo, non hanno le prefetture, ma quasi. Quindi se cedono davvero, si passa uno scontro, chiudono le frontiere, quindi oltre a uno spazio ampio, sconosciuto, c'è anche l'incognita che può avere questo impatto. In questo caso noi scegliamo apertamente contro qualche violenza dello Stato in Catalogna e difenderemo una soluzione dialogata e pacata. In questo caso, loro, gli amici catalani che della coalizione di Diosdado, se c'è uno scontro militare aperto tra la Catalogna e la Spagna, loro saranno contro l'attacco della Spagna, o contro, per sostenere comunque per il dialogo, ma per sostenere comunque la Catalogna. Bueno, gracias por... Allora, ringraziamo, allora c'è Gabriele, quindi aspetta un attimo, perdonami. Io lo so che se partono le domande facciamo un'altra mezz'ora, però io sono obbligato a riconsiderare alcune cose. Dobbiamo... Un attimo. Sono le 17:10, abbiamo sforato solo 10 minuti, però non ci sta. Dunque, Gabriele? Sì. Sei pronto? Dobbiamo fare questo teatro o no? No. Vieni qui sopra a fare il dittatore? Sì. Ah sì? Ah ok. Allora, faccio una proposta, no? Perché dovremmo riuscire a far tutto, se mangiamo come sono dei dati. Tre o quattro domande secche e semplici. Ma molto chiare e molto... Sì, ce la faccio. Scrivete, mi hai chiamato in causa con sì. I siciliani. Sì, quindi certo. Ti devo rispondere. Pochi, buoni, superstiti, eroi.
dell'indipendentismo siciliano. Siamo ancora qua, di prima ora. Noi abbiamo avuto i morti per l'indipendenza. Non è, diciamo, una strada oggi percorribile. Troppi trattati europei ti bloccano nella tua Catalogna, regione ricca. I morti ci hanno dato, nel separatismo, nella secessione, l'autonomia speciale. Quella è la strada del dialogo. Solo quella è una strada del dialogo. Troppi poteri sovranazionali distruggerebbero la Catalogna, bloccherebbero la Scozia, bloccherebbero l'Irlanda, bloccherebbero la Palestina, bloccherebbero la Padania. Quindi il dialogo costruttivo con una legge speciale, con norme transitorie, porterebbero ad una rivendicazione dell'autonomia forte economica. Il benessere dei cittadini non si fa con la guerra, ma si fa con l'economia. Ok, altri, Tomo, vado subito per la pregunta. Roberto. Due cose molto veloci. Secondo me l'unico elemento che unisce questa vostra difficoltà reale che vivete alla nostra, io sono siciliano, è legato al fatto che l'Italia del Nord vende la maggior parte dei suoi prodotti in Sicilia e nel Sud, tant'è che una statistica dice che la vendita dei prodotti italiani del Nord verso il Sud è tre volte tanto la vendita dei prodotti italiani del Nord nei confronti di tutta Europa. Per il resto mi pare che siano due storie, questo ci sono i dati, okay. Per il resto mi pare che siano due storie completamente diverse, perché io ritengo che in Sicilia l'indipendentismo, come diceva prima il mio caro amico collega siciliano, è una realtà assolutamente di percentuali bassissime, direi anche di più, che anche l'autonomia legata all'implementazione o all'applicazione del nostro statuto siciliano non è molto sentita dal popolo ed è sicuramente in minoranza, probabilmente aumenterebbe la sua percentuale se l'autonomia venisse portata avanti da partiti non tradizionali, da movimenti non tradizionali, ma non da partiti. Concludo dicendo solo che in Sicilia l'unico vero pilastro attraverso il quale si può pensare di attrarre l'attenzione del popolo siciliano è aumentare, riuscire a creare le condizioni perché ci sia più lavoro, perché siamo in una situazione di disastro. Ok, quindi un attimo calma personale. Devo dire come presidente, ricordarvi a tutti che questa sera dopo cena c'è la tavola rotonda sulla Sicilia, quindi non è che l'abbiamo dimenticato, per cui questa discussione continuerà lì, quindi facciamo domande più tecniche, più specifiche. Questa ipotesi del federalismo e del costituzionalismo democratico è molto plausibile per me, ma si deve costruire una coalizione, una forza in società per difendere questa posizione. E dove siete in questa cosa? Avete questa voce in società? Stop. L'ultima questione
campagna di Austria. Questa posizione partidaria di una soluzione federale di libera adesione non è solamente una posizione che io difendo, è una posizione che difende attualmente Unidos Podemos. Unidos Podemos è una posizione federalista democratica. A differenza del Partito Socialista, che non, il socialista non riconosce la necessità dell'autodeterminazione, non riconosce la necessità di un processo costituente, non si questiona la monarchia. Unidos Podemos sì che tiene un elevato compromesso di questionamento della monarchia, difende la Repubblica, difende la necessità di un processo costituente, difende un modello federale democratico di libera decisione. Pensar che questa posizione nel Stato spagnolo era defendida por Izquierda Unida, cuando no había Podemos, Izquierda Unida tenía un voto de un millón de votos. Unidos Podemos hoy tiene más de 5 millones de votos. Es decir, la posición federalista democrática en España ha avanzado de una manera tremenda. El gran argumento que ha utilizado la derecha nacionalista en Cataluña de que España era reaccionaria, no era reformable, este argumento se les ha hundido. Y por eso yo creo que explica también el porqué la evolución a la baja de la posición independentista en Cataluña. Porque la esperanza de una alternativa transformadora, democrática, federalista en España ha aumentado de una manera creíble. Sobre la otra cuestión, yo estoy de acuerdo con vuestras reflexiones. Vamos a ver, en Andalucía, en Extremadura, las comunidades que son más pobres no son independentistas. Hay independentistas, en Andalucía hay un movimiento nacionalista independentista, pero súper minoritario. Porque ¿cuál sería la consecuencia de la independencia hacia Andalucía? Un mayor empobrecimiento de los andaluces. Lo que estamos defendiendo nosotros es lo que hemos defendido siempre frente transformadora y de la izquierda, que es la solidaridad a través de las políticas fiscales. No solo la solidaridad en la proximidad fiscal, sino también en la división fiscal en el conjunto del Estado entre las regiones más ricas y las más pobres. Por eso en su día nosotros criticamos severísimamente, y lo seguimos manteniendo, a la Lombardía del Norte, que es un intento de independencia de los más ricos. El problema no es que robe Roma o roben los pobres de la solidaridad. Ese no es el problema. ¿Avete capito? Sí. No, no, basta, Fabio. Mi dispiace, veramente. No, se no sentiamo un disastro. Allora, rispondendo alla cosa di Vini, c'è quanto è ampia la egemonia del blocco federalista democratico? Beh, è ampia, perché Unidos Podemos è su queste posizioni. Prima la posizione ce l'aveva federalista democratica sull'Izquierda Unida, che abbiamo 1 milione di voti. Adesso Unidos Podemos insieme ce ne hanno 5 milioni. E se ha detto questa cosa, se l'indice di gradimento dell'opzione indipendentista sta calando in Catalogna, è perché c'è questa percezione che con l'ingresso in scena di Podemos il quadro politico istituzionale, il senso comune sta cambiando. Quindi se prima si poteva dire questa Spagna non è riformabile, oggi con questa avanzata di Podemos e dei settori democratici della gioventù, c'è la sensazione che invece sia riformabile, che le cose possono essere cambiate. Poi per il resto si è dichiarato d'accordo con le riflessioni che facevano i due amici siciliani, insomma, no? È chiaro, faceva l'esempio, guardate che anche in Andalusia esiste un movimento che è la zona povera come la Sicilia rispetto all'Italia, esiste un movimento nazionalista, ma estremamente minoritario. E tutti capiscono che un'Andalusia che si sgancia dalla Spagna sarebbe ancora più debole politicamente, economicamente. Quindi che soluzione può essere? Infatti, il nazionalismo è molto forte nelle zone più ricche come la Lega Nord qui, no? Lo más realista, en resumen, lo más realista no es irse de España, es cambiar España. Certo, la cosa più realista, anche, questo è anche interessante, realistica, non è andarsene da Spagna, ma cambiare Spagna. Ok, ringraziamo Gaetano.